Ben ritrovati in diretta con la nostra pagina sportiva. Il Taranto perde la vetta e i rossoblù trovano il primo stop stagionale. La formazione di Dionigi è battuta per 1-0 in casa dalla Ternana. Ci dice tutto Gianni Sebastio. Inattesa e dolorosa battuta d'arresto per il Taranto, che allo Iacovone subisce la prima sconfitta stagionale, lascia anche la vetta della classifica alla Ternana. Non bastano 9.000 spettatori a spingere il Taranto verso una vittoria che avrebbe potuto allungare il passo dei rossoblù, e invece viene fuori una partita che non è all'altezza delle precedenti disputate dal Taranto, soprattutto nella prima frazione di gioco. Come al solito c'è il turnover, si vedono dall'inizio Sabatino che si colloca a sinistra dei centrocampisti, in mezzo al campo c'è Didè dal primo minuto, ritorna Colì al centro della difesa, ritorna anche Davide Giorgino e Girardi invece va a fare la punta centrale davanti a Chiaretti e Rantier. Partita nervosa con ben tre espulsi, compreso l'allenatore toscano della Ternana. Sono stati mandati anzitempo negli spogliatoi nel secondo tempo Chiaretti per doppia ammonizione, due gialli rimediati nel giro di pochissimo tempo, e De Giosa per un fallo compiuto ai danni di Guazzo. Come dicevamo, pubblico delle grandi occasioni, tutto esaurito allo Iacovone, e proprio in questa occasione il Taranto perde la prima partita dell'anno. Al settimo minuto la Ternana si fa pericolosa con Nolè, il cui tiro è parato con il corpo da Bremek. All'undicesimo il Taranto potrebbe passare in vantaggio grazie a un pasticcio difensivo dei difensori della Ternana. Pisacane e Ambrosi non si capiscono, per poco non ne approfitta Rantier, che guadagna soltanto un calcio d'angolo. Al tredicesimo minuto viene espulso dall'arbitro il signor De Faveri il tecnico della Ternana, Mimmo Toscano, per proteste. In panchina per il Taranto c'era Giampaolo Spagnuolo, poiché Dionigi è stato squalificato per tre turni dal giudice sportivo. Al ventitresimo la Ternana, ancora con Nolè, che va alla conclusione centrale, parato da Bremek. La prima vera azione pericolosa del Taranto giunge al 29esimo, a farsi pericoloso è ancora il francese Julien Rantier, ma il tutto sfocia in calcio d'angolo. La partita nel primo tempo si chiude con un'azione per il Taranto al 38esimo, ma nulla più di un pericolo. Nella ripresa il Taranto appare leggermente più determinato. Al decimo c'è un'azione pericolosa del Taranto con un colpo di testa di Girardi, il cross di Chiaretti, la parata proprio sulla riga di porta del portiere Ambrosi, bestia nera dei rossoblù. Al quattordicesimo però dall'altra parte c'è una prodezza di Bremek che spinge col volto un tiro ravvicinato di Litteri. È il preludio al gol che giunge dopo tre minuti. Infatti c'è una azione personale del centravanti della formazione rossoverde che conclude, pallone leggermente deviato, beffa Bremek. 1-0 e cala il gelo sullo Iacovone. Il Taranto ci prova subito a reagire. Al ventitresimo c'è una sventola dal limite di Didèo, pallone però che finisce in curva. Un minuto più tardi Rantier se ne può andare in contropiede, servito da Guazzo che nel frattempo è entrato al posto di Girardi, ma si allunga troppo il pallone e quindi para a terra Ambrosi. Cinque minuti più tardi al ventinovesimo è Guazzo a sfoderare un gran tiro al volo su cross di Giorgino, la parata di Ambrosi è da incorniciare. Al 32esimo la partita diventa nervosissima, viene espulso Chiaretti per un doppio giallo ravvicinato, il primo per gioco irregolare, il secondo per proteste, una leggerezza da parte del brasiliano. Al 33esimo c'è un colpo di testa di Rantier, parato ancora dal portiere Ambrosi con un volo plastico. Ritorna la parità numerica al 35esimo, l'inferiorità numerica del Taranto durata soltanto 3 minuti, infatti al 35esimo, mentre si sta battendo un calcio di punizione, viene espulso il numero 3 della Ternana, De Giosa, per un fallo a gioco fermo su Guazzo. Al 36esimo c'è un salvataggio sulla linea da parte di un difensore, si tratta di Pisacane sulla zampata di Garufo. Non c'è nulla da fare, 5 minuti di recupero, il Taranto prova a spingere sull'acceleratore, tiene la Ternana nella propria metà campo, ma il risultato non cambierà più. Taranto 0, Ternana 1, e adesso la formazione ionica si trova al secondo posto in classifica. Domenica prossima si torna in campo a Vercelli. Due espulsi in campo, anche lì è stato allontanato dal terreno di gioco, molte volte il gioco è stato spezzettato da interventi e da giocatori che restavano per terra da una parte, insomma, e anche dall'altra. Credo sia stata una bella partita innanzitutto, due squadre che volevano portare a casa la vittoria. Credo il primo tempo la Ternana abbia fatto qualcosa in più rispetto a,
al Taranto. Poi il secondo tempo sono saltati gli equilibri, forse l'espulsione, qualche fallo di troppo e la partita è diventata nervosa. Valerio, ti riporto il commento di uno dei tanti tifosi della gradinata, abbiamo questo privilegio. Un tifoso ha detto: una sconfitta meglio ora che più in avanti, e comunque il Taranto è uscito tra gli applausi e tra i cori di incitamento dello stadio. Il tuo pensiero? Soltanto il pubblico è solo da ringraziare stasera, perché ci ha spinto fino alla fine e alla fine ci ha anche applaudito. Una sconfitta in casa davanti a tanta gente non se la meritava sicuramente. Io penso che una sconfitta non sia mai bella, né prima né dopo. È chiaro però che questa sconfitta fa tornare un po' tutti sulla terra, come dicevo io qualche giorno fa, e ci fa capire come il campionato è lunghissimo e essere primi adesso sostanzialmente può significare anche niente. Parliamo adesso di un bel gesto da parte della tifoseria ionica. In curva nord, durante la partita con la Ternana, è stato esposto uno striscione che vedete in queste immagini, con cui si esprimeva cordoglio nei confronti delle vittime della tragedia di Barletta. Lo leggiamo: rispetto per le vittime di Barletta.